siamo al Festival della Fotografia Macro e con noi un grande fotografo contemporaneo, Lars Thunbjørk. Lars, il tema del festival di quest'anno è il lavoro. Work is the theme of this year's festival. Ma per te è un punto centrale della tua fotografia? It's an important theme in your work. Actually not, but I for a period of time when I took these. Non è un punto centrale, ma per un periodo della mia vita quando ho fatto questo lavoro. I concentrated on work because my earlier work and also my later work is not really what it's more about everyday life, but not workplaces, but. Perché il mio lavoro precedente era sulla vita di tutti i giorni, non esattamente sui luoghi di lavoro, ma sulla vita quotidiana. Actually, before this, I made a book on people on what they do on the leisure, free time, like on holidays and on weekends. Prima di questo lavoro avevo fatto un libro su il tempo libero delle persone durante le vacanze, nei loro weekend. So that's why after that I thought I would do work on the most common workplace where most people work, and that's the office in one or another way. Quindi volevo concentrarmi sull'altro aspetto, dove le persone spendono maggior parte del loro tempo, e mi sono reso conto che le persone stanno soprattutto all'interno dei loro uffici. Tu in qualche maniera hai riprodotto l'uomo attraverso il luogo dove abita, più che attraverso quello che fa. Ritieni che il luogo sia ancora più importante rispetto all'oggetto prodotto? Okay, so you you show people more for the place where they are that for instead of what they are doing. You think it's more important where they are than what they are doing? Yes. Think. Yes, that's right. Yeah. You're right. Esattamente così. I'm glad that you say that because I was very interested in the architecture of different offices in different countries as well. Mi interessava molto l'architettura di diversi uffici in diversi paesi, proprio perché questo condiziona le persone. Lars, cosa fa scattare in te la voglia di fare una foto? I don't know how to translate. What exactly made you choose to do a picture or not? That you think? Why this instead of something else? That's a very hard question. I think for each photographer, it's something that you feel in your stomach, maybe. It's very. È una domanda difficile. Credo che ogni fotografo risponda in modo diverso perché è una cosa proprio di pancia. Yeah. Senti, ma tu pensi che la fotografia ti ha dato molto? You think photography gives you personally a lot? Oh yeah, of course. It's my whole life. I started when I was very young and it's been my whole. Questo non occorre tradurlo. Lars, molti fotografi sentono il limite dello scatto, cioè la difficoltà di fare un racconto attraverso un singolo, si sentono un po' prigionieri. Per te c'è questa cosa? Many photographers feels like prisoner of their story. They feel it's really hard to tell a story through photograph. Is it for you? It's just with one shot. You have not a progression. No, I work in big themes. But I understand what you mean. Lui non lavora sullo scatto singolo, comunque lavora sulle storie. And my main theme is not work like this. It's like everyday life in Sweden and the Swedish mentality. And I've done several books on that theme, so. Il suo interesse principale è proprio un lavoro sul suo paese che è la Svezia, sulla mentalità tipica svedese, su cui ha sviluppato vari progetti. So I think yes you're right. It's a bit hard to find new angles on my main theme. Quindi sì, è molto difficile per lui trovare sempre nuovi punti di vista su una stessa.
questa storia, però è quello che cerca di fare. Grazie Lars. Ok, grazie.